Buongiorno a tutte e buongiorno a tutti. Sono per comunicarvi che alcune ore fa è stato trasmesso dall'ATS la fotografia della situazione attuale sul coronavirus per la città di Porto Torres. I casi accertati, quindi positivi, sono 6, mentre 16 persone sono in regime di quarantena. Ora che cosa succede? La quarantena ovviamente è contemplata per tutte le persone citate ed è utile ricordare che ovviamente queste persone sono quotidianamente sotto il controllo delle autorità sanitarie e allo stesso tempo anche le forze dell'ordine sono demandate a verificare che le persone rispettino anche quelle che sono le misure di prevenzione, quindi di quarantena. Volevo quindi fare anche alcune considerazioni e riflessioni alla cittadinanza. Innanzitutto che venga rispettata la privacy delle persone. Ci sono persone che stanno affrontando una situazione, la stanno affrontando anche forse con una certa preoccupazione e quindi stiamo attenti a come ci relazioniamo su Facebook, sui social, eccetera. Quindi commenti impropri a questo mio post verranno ovviamente cancellati. Siamo una comunità unita, lo dobbiamo dimostrare proprio in questi momenti qui e questa guerra la dobbiamo combattere quindi tutti quanti insieme, senza divisioni. Siamo anche tutti chiamati a rispettare le regole. Siano queste il dovere di rispettare la privacy, siano quelle previste dalle disposizioni nazionali, regionali o comunali per contrastare la diffusione del virus. Quindi continuiamo tutti a restare a casa il più possibile, a limitare gli spostamenti e i nostri contatti sociali. Ora, a nome di tutta la cittadinanza, vorrei dare un abbraccio a queste persone che stanno affrontando questa situazione. Siamo con voi. E siamo a disposizione per qualsiasi cosa di cui potreste avere bisogno. Uniti ce la facciamo, quindi questa è la situazione al momento. Non appena avrò altre informazioni ve le comunicherò e ve le condividerò. Buona giornata a tutti.